soggiorno, nell'altra casa, in un armadio. E ora ci spostiamo a Benevento per un'iniziativa dei giovani della FAO. Nico De Vincentis. Giorni di riflessione con i vertici mondiali a Roma per trovare soluzioni al problema della fame nel mondo. Poi, proprio a conclusione, un gesto concreto che i tecnici hanno definito la riserva profetica della genetica. A dare gambe alla speranza, 500 giovani in rappresentanza dei 180 paesi radunati dalla FAO, che hanno avviato da Benevento la campagna di difesa delle piante in via di estinzione, un programma del governo italiano che si estenderà alle altre nazioni. All'interno dell'area dell'Istituto Agrario Vetrone sono state messe a dimora 100 piante delle 1500 varietà nel solo ramo frutticolo considerate a rischio. L'iniziativa della FAO, su proposta dell'onorevole Carmine Nardone della Commissione Agricoltura della Camera, porterà all'adozione permanente delle specie da salvare anche attraverso contatti internazionali via internet. Il termine scientifico che si materializza è biodiversità. Ne hanno discusso, prima dell'incontro con i giovani del mondo, i ricercatori Nardone e Matassino e gli esperti Cannata e Costanzo. Un'iniziativa tra lo scientifico, il sociale, ma soprattutto culturale, questa di Benevento. Sì, questa è richiamata una proposta nazionale elaborata qualche tempo fa di salvare 1500 piante in via di estinzione nazionali in un quadro però di relazione internazionale. L'invito al forum dei giovani qui a Benevento è per iniziare questa campagna proprio da qui. La biodiversità è il futuro, è un problema economico, è un problema etico, è un problema sociale, ma il futuro del mondo è affidato alla biodiversità. Prima di lasciare la linea allo sport, vi...